Bella a tutti ragazzi, sono Dark, benvenuti in questo nuovo video, ma risparmiamo la intro perché la vedrete tra pochi secondi. Infatti questa semplicemente è una clip per spiegarvi piccole cose che insomma sono cambiate nel corso del video, siccome questo video doveva uscire parecchio prima, ma purtroppo abbiamo avuto dei problemi con la clip di sottofondo che era un gameplay di Battlefield Hardline, come per l'appunto diremo anche nel video se, nei minuti seguenti. Tuttavia c'è stato un problema con il ragazzo che ce la doveva oppare su Facebook, comunque ce la doveva passare in qualche modo, ha avuto dei problemi e quindi insomma vedrete dei classici replay di Clash of Clans, per il quale ringrazio il clan Diablos che sono stati davvero fantastici a condividermi una marea di replay sia Master che Champions. Quindi godetevi questi replay, ma comunque sia vi lascio il canale del ragazzo che doveva comunque opparci la clip di Battlefield in descrizione. Bella. Bella a tutti ragazzi, sono Dark e io sono Tommy e benvenuti in questo nuovo video R&D Game Channel. Dopo 7 bitriliardi di anni finalmente tornati raga, dopo un lungo periodo di inattività durante il quale abbiamo fatto praticamente più iscritti di quando siamo attivi, e per questo quindi vi dobbiamo subito ringraziare. Sì, siamo arrivati da 1500 a 1700 senza fare un cazzo di video, quindi grazie a tutti, veramente siete fantastici. E grazie anche al maker, a colui che ha fatto questo fantastico gameplay sottofondo a questo video davvero importante, che diciamo ha un canale YouTube, la sua gamertag è Rana Pro e il suo canale si chiama Rana The Channel. Se volete lo trovate in descrizione, passateci e lo ringraziamo. Esattamente, lo state vedendo, è un gameplay su Battlefield Hardline, sulla close beta perché lui è un VIP e quindi ha ottenuto questo, esatto, diciamo, pass da un suo amico che è nel settore. Non è vero. Quindi a parte, cioè, bastava richiederlo, vabbè. Comunque a parte le cazzate, partiamo subito con il video che è decisamente molto importante, quindi mi raccomando seguitelo tutto. Allora, di cosa tratterà questo video? Allora, in poche parole, in questo video vi spiegheremo, ovviamente, dopo questo lungo periodo di inattività, che per noi 2 settimane sono praticamente lunghissime, siamo tornati ovviamente con più video, nuove idee e soprattutto l'estate, che ci permetterà di registrare praticamente un'infinita quantità di video. E per quindi infinita intendiamo un video al giorno. A settimana. No, esatto. Quindi, insomma, abbiamo fatto una nuova programmazione, che per chi si ricorda, insomma, una programmazione già l'avevamo tipo un paio di mesi fa, ma poi non è stata più seguita per via di problemi personali. Molto che non, gravi comunque. Che non ci comunque hanno permesso di registrare. Per chi seguisse la pagina Facebook già comunque sa che su un paio di posti e Tommy abbiamo fatto proprio riferimento a questi problemi che abbiamo avuto proprio nelle nostre cose private. E quindi insomma siamo ritornati con una nuova programmazione. Questa volta seria, cercheremo di mantenerla per il maggior tempo possibile. Esatto, nuovi video e nuove ideologie per il futuro, insomma. Nuove serie, comunque un sacco di nuove cose. E parlando proprio di queste ideologie per il futuro, cosa abbiamo intenzione? Su cosa vediamo proiettato il nostro canale? Come ci vediamo in un prossimo futuro su YouTube? Ci vediamo in un prossimo futuro facendo video, ma la maggior parte dei video su PlayStation 4. Ma per quale motivo? Non mi incazzate subito, non vi disiscrivete, perché il nostro canale sarà sempre incentrato su Clash of Clans. Infatti, siccome se questo video avrà la stima dei minuti guardati di 2 minuti e 15, quindi quasi ora, abbiamo deciso di dirvi subito questa cosa, in modo tale che non vi disiscrivete quando vedete più video di PS4, perché ora ve la spieghiamo un attimo meglio. Allora, semplicemente non possiamo per sempre fare video su Clash of Clans, perché è ovvio che noi vogliamo stare su YouTube magari anni e anni, arrivare a 1 milione di iscritti. Quando arriveremo a 1 milione di iscritti probabilmente faremo un video nudi, molto probabilmente un vlog nudi in macchina d'inverno con Lamborghini d'inverno affittato apposta mentre piove probabilmente, ma speriamo di non arrivarci mai. Dunque però comunque noi vogliamo stare molto tempo su YouTube, vogliamo che so diventare anche famosi, magari un giorno diventare grandi, e ovviamente non è che possiamo stare che insomma sosteniamo che fare video su Clash of Clans possa andare bene sì per 2-3 anni massimo, ma poi quando comunque si comincia a perseverare e fare sempre le stesse cose diventa pure una rottura di coglioni, sì, l'attività si abbassa l'attività del canale si abbassa ovviamente, sì, per forza. Sarebbe come fare un video di, cioè fare un canale basato su 3 anni consecutivi su Cold Ghost per esempio, cioè, sarebbe, o magari se non proprio Cold magari su Watch Dogs. Chi cazzo si vedrebbe video di sì, Watch cioè, Dogs sarebbe per 3 anni? Una cosa impossibile, cioè perché ogni gioco è ovvio che poi diventa monotono e poi scassa il cazzo. Esatto. Allora, però passiamo dunque, diciamo, alla programmazione, che è molto più interessante perché vi espone un po'. Esatto, quindi diciamo, premessi questi punti, quindi più video di PS4 bilanciati con quelli di Clash of Clans, quindi non è che noi smetteremo di fare video di Clash of Clans a distanza di 2 giorni, anzi, come notato dalla programmazione, abbiamo dedicato ben 2-3 giorni solo a Clash. Infatti, poi comunque ora ve lo diremo. Allora partiamo subito dal lunedì.
Qui abbiamo segnato la nostra fantastica nota professionale, registrazione, sdrogo time e video extra. Sono allora, due cose totalmente diverse. Sì. Vediamo un attimo. Che cos'è lo sdrogo time? Allora, sarà una nuova serie fatta ovviamente da me e da Dark, oppure da solo me o da solo Dark. Insomma, una nuova serie. Sì. Mai vista sul nostro canale, un genere di editing da approcciare completamente nuovo. Sì. Molto simile, per farvi capire un po' come sarà, ai video che fa, che so, per esempio, FaVJ, PewDiePie, insomma, molto veloci. Ovviamente non urlando a cazzo con delle cuffie isolanti che mi sente pure Gesù. No, sì, ovviamente. Che solamente... lo sento, io a casa mia lo sento. Esatto. Semplicemente intendiamo tipo tagli divertente, una reazione a un gioco nuovo e non mainstream, sì, quindi non troppo diffuso. Comunque, sì, ovviamente. E poi ci sarà poi cosa sono i video extra? I video extra sono dei video che, diciamo, questa diciamo sulla nostra programmazione, la scritta video extra sa significare, in poche parole, in questo giorno non sono programma di video, ma se abbiamo qualcosa in più ve la carichiamo, per di la qualsiasi maggior, tipo. Sì, per la maggior parte delle volte si tratterà comunque di tutorial, perché è ovvio che se abbiamo video di Clash of Clans lo mettiamo nel giorno di Clash of Clans. Però ovviamente... E proprio a proposito di Clash of Clans, per questi video extra riguarderanno anche il mio Road to Master, che partirà, si spera, mercoledì prossimo, proprio il giorno di un video extra. E niente, sarà più o meno strutturato come un gameplay, con qualche replay, ovviamente me che commento e vi spiego un po' cosa ho fatto, come ho attaccato, cosa sto attaccando, come vedo questa scalata. Qualche opinione, qualche consiglio. Esatto. Comunque, sarà molto di me il gameplay, ma fatto da Dark, quindi con la sua fantastica presenza. Continuiamo con la nostra scaletta, andando a finire a martedì con il gameplay Clash of Clans with Tommy Thor, che ovviamente persevera forever and ever, che anche diciamo nei periodi di inattività c'è stato sempre il gameplay. Anche forever. Quando verranno chiusi i server di Clash of Clans, io continuerò a fare, perché ha talmente replay che lui può continuare infinitamente. Non è vero, vabbè. E quindi continuerà il gameplay martedì, per tutti i fan già sapete cos'è, già sapete come funziona. Un attimo di tregua, per quale motivo non ho fatto neanche il gameplay in questi giorni che vi avevo promesso che l'avrei fatto? Come per chi seguisse la pagina Facebook, Tom mi ha portato l'iPad in assistenza, quindi... che non è una vera e propria assistenza. Quindi, l'ha portato da un mio conoscente nel settore, che mi ha cambiato lo schermo e me l'ha sfondato ancora di più, essenzialmente. Esatto. E quindi ora non riesco a disarlo, impazzisce, quindi ora io lo riporto e dico, se non mi aggiusti questo schermo... come era sfondato lo schermo, io ti sfondo la faccia. Esatto. Essenzialmente. E figuratevi, state sicuri che lo schermo era bello sfondato. Sì. Era bello aperto. Comunque, a parte le cazzate, continuiamo con la scaletta. Mercoledì video extra. Quindi già vi abbiamo spiegato e probabilmente comincerà per l'appunto il Road to Master in questo giorno. Giovedì video casuale PS4. Proprio per i punti che abbiamo detto, spiegando il nostro futuro con più video PS4, collaborazioni su anche più giochi, magari che sono stati annunciati alle 3, come parecchi open world, quali The Division, Far Cry 4, Dead Island 2, Little Big Planet 3, cioè ce ne sono veramente a miliardi, e faremo un sacco di collaborazioni con altri youtubers di PS4. Quindi diciamo abbiamo deciso di dedicare un giorno a settimana solo per PS4. Abbiamo anche intenzione di fare proprio una serie basata su Call of Duty e ovviamente sulla PlayStation 4, molto sdrogheggiante con il nostro stile. In particolare abbiamo intenzione, diciamo, di sdrogheggiare il napoletano. Esatto, siccome questo gioco è una merda, non permette di fare serie, a meno che non sei un giocatore, diciamo, stellare, stratosferico, non ti puoi permettere di fare gameplay cam o cose strane, quindi, proprio perché noi non lo sappiamo fare. Noi, dato che ci sfondano di brutto, esatto, bestemmiamo parecchio. E quindi abbiamo deciso semplicemente di metterci on air mentre moriamo a cazzo nelle, sì, partite comuni di tutti i giorni, mentre cerchiamo magari di fare qualche risultato così. E quindi niente, sclero il napoletano su Ghost, non so come si chiamerà. E proprio per quanto riguarda questo, scriveteci nei commenti qualche insulto in italiano, in modo tale che poi noi lo traduciamo in napoletano e lo diciamo nel game. Esatto. Venerdì video extra, quindi semplicemente ancora video extra. Sabato Boom Beach. Ovvero qualsiasi video che riguardi Boom Beach, saranno tutorial, strategie, tattiche, qualsiasi cazzata, ma non il gameplay, perché il gameplay comunque abbiamo deciso di non farlo per vari motivi, esatto, nostri. Se per chi se lo ricordasse l'avevamo cominciato, ma comunque non era tanto figo, insomma. E domenica lo sdrogo time, che ovviamente è stato annunciato il lunedì, perché lo registriamo il lunedì, ma siccome insomma, come abbiamo detto, è un approccio a un editing mai, cioè che non abbiamo mai provato, noi non siamo abituati a fare, insomma, dobbiamo un po' capire come funziona. Ci prendiamo tutta la settimana registrando il lunedì e pubblicando la domenica, in modo tale che possa venire davvero bene e senza errori, senza fritte, insomma. Detto ciò, ragazzuoli, abbiamo cercato di fare questo video più veloce possibile, perché già abbiamo fatto due fail da tipo 15 minuti, 12 minuti, 10 minuti, cercandolo di rendere più appetibile possibile questo video. Sì, se avete qualche dubbio, ovviamente vi lasciamo i commenti, oltre alle cazzate in napoletano, quindi mi raccomando. Scrivete magari se avete qualche dubbio, se abbiamo tralasciato qualcosa che nella fretta magari ci può stare. Quindi, ricapitolando, nuova programmazione, nuove idee, futuro proiettato verso la PS4, ma non troppo, perché comunque continueremo su Clash of Clans.
E quindi, detto ciò, insomma, annunciato il nostro futuro, annunciato il nostro YouTube che verrà in un futuro prossimo, ovvero da domani, lol. Ci sentiamo, diciamo, ai prossimi video. Quindi un saluto da Dark e Tommy. Bella, lasciate un like. Bella.